Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video, scusate il riflesso, io sono Naomi e questo è l'inizio di un nuovo vlog. Vi avevo già anticipato e anticipato barra promesso nella TBR del mese di ottobre che ci sarebbe stato un vlog su eventuali letture a tema halloweeniano che avrei fatto questo mese. Ovviamente neanche a dirlo parto in ritardo, oggi è l'11 di ottobre e ancora non ho letto niente, quindi sto usando questo vlog anche per motivarmi, non che mi voglia costringere per carità, perché è una cosa che io faccio volentieri, fare queste letture a tema a seconda del periodo, però io poi mi perdo sempre via tra tutti i libri che voglio leggere, insomma devo imparare a focalizzare un pochino. Come sto facendo un po' in tutti i vlog da qualche mese a questa parte, deciderò la TBR strada facendo. Il libro da cui voglio partire, non l'ho ancora iniziato quindi lo inizierò oggi, è un libro di cui avevo accennato nella TBR, cioè tra i possibili libri che avrei potuto leggere, ed è Sette storie gotiche di Karen Blixen, che avevo trovato per caso a un mercatino, non ne so assolutamente niente, non so quale sia il contenuto delle singole storie e in realtà è proprio questo che mi piace, non sapere a cosa mi troverò davanti. Potrebbe essere, come vi avevo già anticipato, abbastanza comodo da usare come lettura perché posso intervallare queste sette storie ad altro. In realtà io avevo un altro libro in cartaceo che stavo leggendo che non c'entra niente con le letture. Per Halloween era La chiesa di Selin, ho letto i primi 3-4 capitoli, non è scattato l'amore, non lo voglio abbandonare, però anziché leggere prima tutto quello e poi passare a questo come avevo deciso, visto che ci sto mettendo decisamente più di quanto avrei pensato, ho deciso di mettere da parte un attimo La chiesa di Selin e di partire con questo. Peraltro, come vi dicevo, dal momento che posso intervallare con queste storie, magari mi infilerò dentro la lettura della città di Selin per vedere se nel frattempo riesce a prendermi, ma questo non lo vedrete perché non c'entra niente con le letture qui. Visto che ho iniziato tardi, devo ovviamente ridurre le mie aspettative sulla quantità di libri halloweeniani che potrò leggere questo mese. Il mio obiettivo sarebbe leggerne 3 o 4 a questo punto. Stavo vedendo peraltro che la persona che ha dato questo libro al mercatino dell'usato, ha lasciato delle cose dentro, così per curiosità. C'è dentro un ramo di olivo, un pezzo è caduto, adesso lo riprendo, che ha lasciato qui a seccare probabilmente, e il resto. E l'altra è questa cartolina in bianco e nero con questa macchina d'epoca che ha la cartolina, perché cioè, adesso non si vede niente, ma sì, ecco. Sì, sì, è una cartolina. Se sentite dei rumori, tipo dei campanellini, ecco, tipo questo è la mia gattina che sta giocando con una pallina dentro. Una campanellina, lei ovviamente piace un sacco, quindi partirò da questo e poi vedremo cosa sta facendo. Penso che vi aggiornerò per quanto riguarda questo, a questo punto, forse alla fine di ogni storia, forse ha senso, anche perché in questo caso dire vi aggiorno al 50%, vi avviso a un certo punto, non ha senso perché non è una storia unitaria, quindi non ci sono i plot twist, non c'è una storia singola. Speriamo bene perché per la prima volta mi ritrovo a registrare due vlog insieme, perché sto registrando anche un vlog su una cosa completamente diversa che non c'entra niente, però insomma non vorrei confondere le clip, ecco. Spesso, quando faccio i vlog, il numero di giorni si confonde, perché perdo un po' la cognizione del tempo. Stavolta invece sono sicura che siano passati 3 giorni, perché ho deciso alla fine di leggere le storie contenute in 7 storie gotiche una al giorno, e quindi ci metterò 7 giorni a finirlo. Questo mi dà ovviamente anche modo, come vi dirò tra poco, di leggere altro nel frattempo. Vedete subito che c'è anche qualcosa che non va, perché come spesso succede io dico una cosa poi ne faccio un'altra. Vi avevo detto che avrei fatto l'aggiornamento alla fine di ogni storia, però ho pensato che fosse poco pratico, quindi vi faccio l'aggiornamento adesso che ho letto le prime 3 storie e poi vi farò l'altro quando avrò finito e avrò letto le altre 4. Non avevo idea di che cosa aspettarmi da questo libro, anche perché l'unica cosa che io abbia letto di Karen Blixen è La mia Africa, che però è più un memoir, non è un libro di fiction, e tra fiction e non fiction si potrebbe usare uno stile diverso, e quindi non avevo mai letto nulla di fiction di suo, esperienza nuova, quindi. Nonostante si chiami Sette storie gotiche,
Devo dire con un po' di tristezza che di gotico ho trovato molto poco, nel senso che non è stato esattamente quello che avrei aspettato. Delle tre storie in realtà ce n'è solo una che mi abbia effettivamente presa, che mi sia piaciuta e che mi abbia anche soddisfatta a livello di ambientazione, cioè la terza che si chiama La Scimmia. Allora, quelli che ho letto finora sono Il Diluvio di... scusate... Il Diluvio di Nordenrei, L'Antico Cavaliere e La Scimmia. Di queste appunto solo la terza, La Scimmia, è quella che mi è piaciuta veramente tanto, non solo per ambientazione ma proprio per senso di suspense, il colpo di scena finale, mentre gli altri due secondo me sono stati un po' sottotono. Allora, la prima parla di questa località balneare in cui a un certo punto si abbatte una tempesta e parla di questo gruppo di persone che scappano con questa barca, accettano di cambiare di posto con una famiglia povera e quindi di cedere loro la barca, quindi aspettano a casa di questi qui sperando che prima o poi mandino i soccorsi anche per loro. E ci sono questi sopravvissuti, questi fuggitivi che si raccontano le loro storie durante la notte per cercare di tenersi compagnia e passare il tempo aspettando la mattina. Il secondo invece, L'Antico Cavaliere, è una storia nella storia, e c'è quest'uomo che racconta di una notte in cui lui era scampato a un tentativo di avvelenamento e poco dopo aveva incontrato questa ragazza e della notte che ha passato con questa ragazza. Credo che in generale, per tutto, più che una trama gotica, in queste storie ci si debba aspettare un'ambientazione gotica, e nel primo c'è più o meno, nel senso che si descrive questo diluvio, la distruzione che porta, quindi avrebbe avuto la possibilità di essere quantomeno tragico, dare una sensazione di ansia, di disperazione, però secondo me in questo caso lo stile di scrittura ha creato un po' di distanza e quindi io questa disperazione non l'ho sentita. A me sembravano tutti molto composti, molto sereni, quindi il secondo invece c'è proprio zero. Cioè, la cosa più gotica che c'è qua dentro è che piove, è una notte buia e tempestosa più o meno, e a un certo punto lui sente questa sensazione di pericolo, poi non è spiegata, però insomma anche il secondo non è che sia stato questo granché. Più che altro mi aspettavo qualcosa di gotico, quindi maniere diroccati, notti buie, tempestose, presagi, morte, ansia, distruzione, fantasmi, eccetera eccetera, e non l'ho trovato. Tutto questo a parte la terza storia che, come vi ho detto, io che mi è piaciuta molto. Ah, ma io mi sono dimenticata in tutto questo di dirvi di cosa parla invece la terza. La terza parla di questo giovane che va dalla zia, è la badessa in un convento, per cercare di farsi aiutare perché per via di alcuni scandali in cui è rimasto coinvolto ha bisogno di sposarsi con una giovane di buona famiglia, e la zia è una donna di nobile stirpe, quindi ha una certa influenza e spera che lei lo possa aiutare. Però vi stavo dicendo, allora, lo stile di scrittura che secondo me crea qualche problema. Oltre a questo, l'autrice qui dentro, perlomeno non so se sia una caratteristica di tutti i suoi libri di fiction, ha la tendenza a riempire la storia di turno di divagazioni che a volte non c'entrano mai niente con la questione principale, cioè il personaggio che parte per la tangente, però a volte dicono qualcosa, a volte no. Sono sincera, a volte quando partono queste divagazioni ho la tendenza a passare lì un po' veloce perché mi annoio, ecco, diciamo pure, perché in quelle divagazioni a volte mi annoio e mi distraggono dalla storia, fanno perdere un po' il punto. In realtà con questa terza storia il libro si è ripreso, spero che le altre siano così, quindi andrò avanti, ma ecco, mi aspettavo qualcosa di un po' diverso. Meglio detto però, avendo una storia al giorno da leggere da questo libro, posso aggiungere anche altro. E quindi ho sentito, perché l'ho già finito, essendo molto breve, un audiolibro. Ora, dal momento che questo si era rivelato diverso da quello che pensavo, sono andata su qualcosa che avevo già identificato, ed è il, non mi ricordo se quinto o sesto libro in una serie, Paranormal. Sto parlando della serie Gulf Coast Paranormal, il libro che ho letto stavolta è The Ghost Lights of Forest Field. Sono tutte delle novelle, perché gli audiolibri sono circa 4 ore, quindi i libri devono essere molto molto brevi.
parla di questi investigatori del sovrannaturale, ogni libro ha un caso diverso. In questo caso stanno indagando su alcune manifestazioni delle luci, delle strane luci sovrannaturali che si manifestano su un sito archeologico e quindi loro vanno effettivamente a indagare. Vorrei leggerne almeno un altro questo mese, e quindi in teoria dovrebbe essere sempre in questo vlog, perché sono appunto così brevi che uno tira l'altro e vorrei andare un po' avanti perché la serie è un po' lunga. Per ora ci sono 13 libri, però vi ho detto sono molto veloci, quindi è per questo che fanno tipo effetto ciliegia, prima uno poi l'altro e via discorrendo. Mi è piaciuto, gli ho dato 3 stelline e mezzo, non è stato quello che mi sia piaciuto di più, però sono dei libri molto carini che intrattengono, sono quei misteri a volte con delle sfumature di horror, non sono horror, per quando si ha voglia di qualcosa di non pesante, non si vuole molto occupare il cervello e non si vuole qualcosa di molto lungo. Non ho idea di cosa leggerò dopo, anche perché ho il cartaceo occupato, ho questo e un altro libro in cartaceo che sto leggendo a parte rispetto a questo vlog. In realtà questo me lo sto aggiustando tra il cartaceo e il digitale, perché ho scoperto che su Scribd, che normalmente uso per gli audiolibri ma che ha anche delle versioni digitali di molti libri, c'è il digitale di questo, e quindi quando sono fuori casa e devo continuare, non ho dietro il cartaceo, uso quello, quindi tecnicamente ho occupato anche il digitale, però appunto non so, ho un paio di idee: o vado avanti direttamente con un altro libro della serie Gulf Coast Paranormal, oppure vado su qualcosa di totalmente diverso, anche se vorrei alternare, quindi opterei per qualcosa di diverso, ma come vi ho detto ancora non so. Non pensavo di fare un aggiornamento del genere in questo vlog, ma Maria, io esco. Maria, io esco. Io abbandono la nave. No, mi dispiace. Io avevo fatto questa scansione di una storia al giorno e prevedevo di finire, di leggere il tutto il 18. Oggi è il 18. Non ho finito e sto abbandonando. Ho letto altre 2 storie. Questo prima del weekend. Non è andata meglio, nulla è stato all'altezza della 3ª storia, La scimmia. Le altre 2 che ho letto sono La cena di Elsinore e... però La cena di Elsinore è l'ultima che ho letto. Le strade intorno a Pisa. Di quelle strade intorno a Pisa, proprio a spanne vi dico così per darvi meno un contesto, questo gentiluomo che si imbatte in questa anziana donna che a seguito di questo incidente gli chiede di ritrovare sua nipote che vive lì a Pisa, lui è lì a Pisa in viaggio. Scusate, ogni tanto mi vedrete guardare con aria preoccupata in giro perché c'è la mia gattina che esplora. Finalmente ora riesce ad arrivare saltando a posti dove non arrivava prima, ma ho paura del disastro, quindi cioè, per esempio, non mi piace per niente vicino a quell'orchidea, scendi subito. Ecco, appunto, si sta mangiando le foglie dell'orchidea. Dicevo, questa è più o meno la storia di l'estate intorno a Pisa e le varie peripezie. Ammetto che con questo all'inizio ero riuscita a seguire bene, poi a un certo punto mi ha perso e l'ultima parte l'ho proprio letta molto velocemente e sicuramente mi sono persa qualcosa verso la fine. Adesso alla fine mi stavo annoiando. Mentre La cena di Elsinore parla di queste 2 sorelle che sono ormai un po' avanti con l'età, sono 2 zitelle, a un certo punto la loro ex governante arriva e insomma dà loro una notizia e loro si trovano alla faccia a faccia con un fantasma, non dico altro. Si racconta un po' della loro storia familiare, poi c'è l'incontro con questo fantasma, io li commossa perché finalmente era comparso un fantasma estremamente composto, formale, educatissimo, quindi insomma un po' deludente come fantasma, non era il tipo di fantasma che mi sarei immaginata, però almeno c'era un fantasma. Questo l'ho letto con un pochino più di voglia, non è sicuramente la mia preferita, ma quantomeno scorreva bene. E questo prima del weekend. Poi normalmente quando arriva il weekend io passo al cartaceo e leggo solo il cartaceo. Io questo durante la settimana l'avevo letto solo in
digitale, quindi avrei dovuto prendere in mano questo cartaceo nel weekend. Non mi è passato neanche per l'anticamera del cervello, cosa di cui mi sono accorta, perché proprio, io ho detto, non mi sono proprio resa conto, mi sono accorta di questa cosa stamattina. Quindi ho ripreso in mano il digitale, ho iniziato a leggere la sesta storia, che si intitola I Sognatori. Ho letto qualche pagina, mi stavo annoiando da morire, sono andata a vedere quanto mancasse, mancavano un centinaio di pagine, io cioè, no, e quindi ho abbandonato, non proverò neanche con la settima. Nulla, vi ho detto, è stato all'altezza della scimmia, che è l'unica che si salva, ma per il resto rimane tutto quello che vi ho detto l'altra volta, per cui non sto a ripetervi dilungandomi, però stile di scrittura, mancanza di atmosfera o di elementi gotici, troppe ripetizioni, troppe divagazioni, non mi prende ragazzi, mi annoio tantissimo e mi sono ripromessa che non mi sarei più fatta una cosa del genere, di leggere una cosa a forza. Pensavo di riuscire ad aggirare un po' la cosa, dal momento che si trattava di storie singole potevo limitarmi ad una al giorno, ma anche così ho visto che stavo facendo molta molta fatica, quindi lo abbandono. Forse è semplicemente il libro sbagliato, tra virgolette, di Karen Blixen, non mi permetto di condannare la produzione dell'Au 308, perché di suo ho letto solo, come gli ho detto, La mia Africa, che è una cosa a parte, perché è un racconto più, cioè un racconto, è un libro autobiografico. Proverò a leggere altro di fiction di questa autrice, a questo punto non comprerò il libro cartaceo, ma per sicurezza lo leggerò direttamente in digitale, però insomma questo non, per me assolutamente non ha funzionato. Io ho dato, non so se dai due stelline o due stelline e mezzo, perché comunque c'è la scimmia che, non dico riequilibra la situazione, ma è stato interessante da leggere, mi è piaciuta, però come esperienza di lettura non ci siamo, purtroppo. Ovviamente se a voi piace Karen Blixen non ve la prendete, scusate se sentite sempre la pallina, è sempre la gatta che sta giocando con la pallina, cioè, ha un suono e la pallina ha un suonaglietto dentro. Adesso che si fa? Allora, intanto vi ho detto che probabilmente avrei iniziato altro, non l'ho iniziato quando avrei voluto, ma stamattina ho iniziato un audiolibro ed è The Girl in the Walls, dove ci dovrebbe essere questa doppia prospettiva: da una parte questo ragazzino che abita nella casa in questione, e dall'altra questa ragazza che è una sorta di presenza che abita nelle pareti, nella carta da parati. Questo mi ha ricordato un po' la carta da parati gialla, e non ho idea di cosa debba succedere. Dovrebbe essere un mid grade, perché si citava il fatto che il ragazzino ha 13 anni e lei dovrebbe essere un pochino più piccola, quindi dovrebbe essere un middle grade. L'ho scelto perché non ne ho mai sentito parlare, non ho aspettative, come esperienza mi piace farla, non sapere a cosa vado incontro, leggere un libro che non abbia hype, in questo caso ogni tanto ci sta anche questo, e avendolo appena iniziato non mi sbilancio perché sono proprio all'inizio dell'audiolibro, però vi segnalo che l'ho iniziato sperando che vi faccia un po' riprendere, perché ho rischiato di andare in reading slump con 7 storie gotiche. E cos'altro volevo dire? Ah, e in realtà avevo una mezza idea di interrompere un attimo il vlog e di prendermi qualche giorno per andare un po' sui libri della mia TBR del mese, però ho iniziato appunto questo mini grade di cui vi ho parlato, quindi nel frattempo qualcosa non è iniziato, ma ho pensato che posso unire le due cose, vlog e TBR, perché nella mia TBR c'è La Notte degli Spiriti. Diverso da quello che vi mostro di solito nei vlog, perché questo è un libro di non fiction sulle origini pagane di Halloween. Non è fiction, non è un libro spooky, però parla di Halloween e quindi ci sta assolutamente come argomento. Non ho idea di che tipo di aggiornamento vi farò su questo libro, perché non ho mai parlato di un libro di non fiction in un vlog. Scopriremo strada facendo, ma così riesco finalmente a prendere qualcosa dalla mia TBR, perché 7 storie gotiche mi ha preso molto più tempo di quanto pensassi e
a questo punto per niente. Infatti sento un po' di senso di fallimento perché mi sembra di aver sprecato tempo e di non aver concluso niente in questo vlog, perché ho questo non terminato e solamente quella novella di cui vi parlavo all'inizio, che appunto, cioè, è molto breve, in una seduta, una o due sedute l'ho finita. Ho perso un attimo il filo, dicevo, avendomi preso più tempo di quello che pensassi, avendo rischiato di farmi finire in Olivia's Lamp, mi sono completamente dimenticata dei libri della mia TBR del mese, quindi almeno uno lo portiamo a casa, spero poi anche di riprendermi con questa lettura, e con questo termino, anche perché il mio gatto ha rovesciato i croccantini, vado a mettere a posto, comunque avevo finito. Questo vlog sta andando in maniera molto diversa da quello che avevo pensato, allora, non so se sono io ad aver capito male la sinossi del libro, o se la sinossi era volutamente sviante, però fermo restando che ho ricontrollato la classificazione del libro, è classificato come gotico e suspense, quindi su questo non ho cannato. Dalla descrizione che veniva fatta, cioè di questa ragazza che si aggira nelle pareti della casa, io pensavo che lei fosse una sorta di fantasma. In realtà sono al 23% dell'audiolibro, lei non è un fantasma, è una persona vera, perché inizialmente dicevo, ma questa si aggira, sì, ma tocca le cose, mangia, ho detto che roba strana, che fantasma strano, invece no, alla fine devo riconoscere che lei non è un fantasma, niente, non avevo capito niente. In pratica lei vive di nascosto in questa casa, nel senso che c'è una famiglia che la abita, ma per una serie di motivi lei si è rifugiata lì dentro e praticamente esce di notte, rubacchia in giro del cibo cercando di non farsi scoprire, poi le motivazioni vengono spiegate all'interno del libro, e c'è il fatto che probabilmente uno dei figli, forse anche l'altro, ha cominciato a subodorare che c'è qualcosa che non va. Non ho la più pallida idea di dove voglio andare a parare, però questo primo pezzo, questa prima parte, non è particolarmente eccitante, diciamo, però le recensioni sono bellissime, dicono che sia fantastico, quindi forse è il primo pezzo. Siamo quasi addirittura ad arrivo con questo vlog, perché oggi è il 27, sì, il 27, quindi tra qualche giorno abbiamo finito il mese. Io in realtà sto filmando da poco più di metà mese, quindi non tutto il mese, ma mi sembra di filmare da 3 mesi, lo so, mi sembra lunghissimo questo vlog. Comunque mi devo fare intanto l'aggiornamento su The Girl in the Wolf, che in realtà vi faccio con qualche giorno di ritardo, perché l'ho finito nel frattempo, non mi ricordo se il giorno stesso o il giorno dopo di quando vi ho fatto l'ultimo aggiornamento, quello sul fatto che pensavo di aver cannato genere con questo libro. E vi devo fare anche l'aggiornamento su La Notte degli Spiriti, che sto leggendo, che stavo leggendo contemporaneamente a quello, e che sto portando avanti adesso anche dopo che l'ho finito. Allora, per quanto riguarda The Girl in the Walls, è andata molto molto bene, mi è piaciuto moltissimo, gli ho dato 4 stelline e confermo intanto che non si tratta di una storia di fantasmi, effettivamente, però c'è tanta suspense, è secondo me anche un po' un thriller, non so se lo definirei esattamente gotico, perché io ricollego al gotico anche un altro tipo di atmosfera, però sicuramente è un libro di suspense, è un libro che ti lascia un sacco di ansia addosso mentre succedono certe cose, e stando la premessa che vi ho detto, cioè che c'è questa ragazza che effettivamente si nasconde, non so come, si nasconde in casa di questa famiglia, che era in realtà la sua vecchia casa, ma adesso ci vive qualcun altro, si nasconde, non so come faccia a nascondersi, il fatto che nessuno si accorga di niente, il fatto sta che a un certo punto non solo questo ragazzino di cui vi ho parlato, Eddie, ma anche il fratello maggiore di Eddie, cominciano a rendersi conto che c'è qualcosa che non va, e i guai cominciano nel momento in cui i due cercano di far capire ai genitori che c'è qualcosa che non va, ma non creduti, si mettono in contatto con questo tizio online, e tu lettore cominci a sudare nel momento in cui questi ragazzini una sera, quando i genitori non ci sono, fanno venire a casa un adulto che non sanno chi sia, non l'hanno mai visto, non sanno manco il nome, non sanno da dove venga, e ovviamente succedono i disastri. Dopo la prima parte, che vi ho detto essere stata
un po' noiosetta, effettivamente poi è andata molto molto meglio, io ero lì aggrappata, infatti secondo me l'ho finito il giorno stesso in cui ti avevo fatto quell'aggiornamento. Non so se questo autore o autrice, non lo so, non so se comunque la persona che ha scritto questo libro abbia scritto altro, eventualmente non mancherò di dare un'occhiata anche agli altri. Ho controllato peraltro se ci fosse in italiano questo libro, mi sembra di capire di no, perché a volte ci sono libri che io leggo, sono sicura che non esistono in italiano, ma siccome non li hanno pubblicizzati per niente, scopro che poi effettivamente ci sono, io non lo sapevo. Per quanto riguarda invece La notte degli spiriti, lo sto leggendo più che altro la sera, prima di andare a letto, perché durante il giorno leggo in cartaceo altro o in audiolibro, quindi questo me lo riservo per la sera. Sto andando avanti, quindi non velocemente come vorrei, però è un libro molto scorrevole, quindi quando effettivamente mi metto lì un po' riesco. E sono a pagina 129 su... scusate... 129 su 302, sono quasi a metà, quindi comunque ha fatto prima una sorta di panoramica sulle feste celtiche, i due solstizi e i due equinozi, con i nomi celtici. Parla tanto dei Celti qui perché non solo queste erano feste originariamente pagane, ma soprattutto dei Celti. Ha fatto quindi questa panoramica e adesso ovviamente ha cominciato a parlare più nello specifico di Samhain, e ha parlato prima dei vari usi, cosa si faceva questa notte, il suo significato, le divinità connesse, le tradizioni legate a questo, e poi adesso nella parte in cui sono arrivata io ho appena fatto una... rimando intanto all'arrivo dei cristiani, alla scomparsa della festa pagana, e ha fatto una breve parentesi molto interessante, riferendosi soprattutto all'Italia, parlando di come in Italia ci sia stato questo fenomeno per cui alcuni degli usi e delle tradizioni che erano riconnesse a Samhain sono state spostate alla festa di San Martino. Cosa che io non sapevo, ora io non mi intendo per niente di feste religiose, quindi non sapevo quando fosse San Martino, che cosa si facesse a San Martino, zero, non sapevo niente. Nel corso del libro, parlando dei Celti, non parla solo di Samhain, ma poi ha occasione di parlare anche di alcuni elementi riguardanti la loro religione, di alcuni episodi legati alla loro mitologia, l'ho trovato molto molto interessante. Ha fatto ovviamente una stringata panoramica sulla storia dei Celti, ma il punto non era fare una storia dei Celti, quindi è stato molto stringato, come mi aspettavo, però ovviamente non poteva non parlare un po' di loro, visto che queste feste erano inserite all'interno di questo di questa cultura. Non so se sia così o no, non so chi sia l'autore, quindi non so come risalire, perché come autore viene indicato il clan del lupo, quindi potrebbero anche essere più autori, però insomma Macro Edizioni, se non sbaglio, vende tantissimi libri di crescita personale, libri di tipo spirituale, quindi secondo me questo rientra nella categoria dei libri spirituali, e lo dico perché secondo me la persona che ha scritto potrebbe essere una persona pagana o neopagana, non lo so, questo ovviamente non posso esserne sicura, ma secondo me è una persona che rientra in questo ambito, e che quindi non sia un libro che ne parla a scopo puramente accademico, diciamo, però come ho detto potrei sbagliarmi. Lo sto trovando molto molto interessante, c'erano diverse cose che ovviamente sapevo, però dentro questa parentesi che sta facendo su San Martino, che ha fatto su San Martino, l'ho trovata molto... molto inaspettata, perché appunto non ne avevo alcuna idea. Piani invece per i prossimi giorni. Ora, siamo, vi ho detto, in dirittura d'arrivo. Avendo finito The Girl in the Walls, avevo cominciato a pensare se fosse il caso di iniziare un altro romanzo, magari in audiolibro.
Oppure sì, in cartaceo, però più che altro in audiolibro. Il punto è che poi alla fine mi è venuta questa idea perché oggi è uscito, oggi in realtà stamattina, nel senso a mezzanotte, è uscito il nuovo video della sequenza di Prismatic Tech 110. Non so se guardate i suoi video e le sue sequenze. Lei fa queste sequenze di video in cui fa video tutti i giorni, sia a ottobre per Halloween, sia a dicembre per Natale. Io amo tantissimo le sue sequenze, me le gusto veramente tanto, aspetto con grande piacere i suoi video ogni giorno. E il video di oggi era sui fumetti e sulle graphic novel horror. E ho deciso alla fine di horror o comunque halloweeniane, e ho pensato che alla fine fosse il caso di andare su questo. Intanto è un po' che non, ascolta che intanto prendo, è un po' che non leggo una graphic novel e c'erano effettivamente un paio di titoli che mi intrigavano. Per ora ne ho scaricati tre, ce n'erano forse un altro che mi interessava, però forse costava un botto, quindi intanto come versione digitale, quindi per ora ho preso questi. E poi lei ha citato ancora, che aveva citato anche l'anno scorso, Through the Woods, che era una graphic novel che io voglio leggere tantissimo, mi viene il crepacuore ogni volta che vedo il costo dell'ebook, quindi sarebbe il caso magari di prenderlo in cartaceo, ma non è il momento di prendere cartaceo adesso, quindi niente, lo lasciamo stare anche stavolta. Comunque, i tre titoli che ho selezionato, che avrei intenzione di leggere nei prossimi giorni a questo punto, sono Double Walker, che è ambientato in Scozia, parla di questa coppia di cui lei, se non sbaglio, è incinta, e loro stanno facendo questo viaggio appunto in Scozia, questo viaggio romantico che deve essere un po' l'ultimo viaggio prima di avere il bambino, quindi prima di essere più impegnati, si trasforma evidentemente in qualcos'altro. Poi c'è The Autumnal, che è invece, allora Double Walker è, mi pare, volume unico, mentre The Autumnal è più una serie, però visto che sono molto molto brevi, i numeri sono di tipo 30-35 pagine più o meno, quindi molto molto brevi. Parla di questa mamma e questa figlia. A un certo punto scoprono che la madre della madre, quindi la nipote della bambina, è morta e ha lasciato la casa in eredità alla madre. La madre non è mai stata in grandi contatti con questa madre barra nonna, però la casa le fa comodo. Quindi lei va nella cittadina dell'infanzia per andare a vivere in questa casa con la figlia e veniva consigliato soprattutto per il mood autunnale, ma deve esserci qualcosa perché si diceva nel video che a un certo punto lei ha qualche dubbio su qualcosa, perché quando lei va al funerale ci sono solo loro e lei ha dei sospetti, non so su che cosa. The Picture of Everything Else, che è un retelling di Il ritratto di Dorian Gray, dove ci sono questi due ladri d'arte che ritrovano questi dipinti. Il fatto è che i dipinti rappresentano delle persone che sono recentemente morte, c'è questa scia di cadaveri, un serial killer si sta lasciando dietro. Il problema è che queste persone sono morte nello stesso modo in cui sono danneggiate le tele che loro hanno trovato. E questo evidentemente si ricollega alla questione di Dorian Gray: danneggi il quadro, danneggi la persona. Concluderemo appunto questo vlog con delle graphic novel, anche perché nel frattempo io mi sono addentrata in alcune letture in cartaceo un po' più succose, quindi non voglio andare a impelagarmi con un altro romanzo che mi occupi tanto il cervello e che sia magari lungo. Infatti, ad esempio, adesso sto leggendo La scesa di Selene, che ho ripreso in mano, finalmente ha preso quota, e in generale vorrei cercare di fare quanto più possibile per la TBR del mese, che avevo lasciato molto indietro ed in cui c'era, ad esempio, anche questo. Quindi, tra questo, La scesa di Selene e vorrei. Non credo che riuscirò a leggere anche l'altro che avevo in TBR, però almeno così ne ho letto la maggior parte. È stato lunghissimo questo aggiornamento, non pensavo che sarebbe stato così lungo, però insomma avevo un po' di cose da dirvi, quindi non so se vi farò aggiornamento volta per volta, ogni volta che avrò finito, scusate la ripetizione, ogni volta che avrò finito una delle graphic novel, o se farò tutto insieme alla fine questo weekend, non so. Comunque, alla fine, dai, ci stiamo riuscendo con questo vlog, con fatica, ma ce la stiamo facendo.
ma che alla fine riesco a concludere con un po' di soddisfazione questo vlog. Chiudere perché siamo al 31, quindi questo sarà effettivamente l'ultimo aggiornamento. Gli avevo lasciato con qualche graphic novel che avevo intenzione di leggere, alla fine non le ho lette tutte, però ho letto un po' a livello di graphic novel e devo dire che alla fine le graphic novel si sono rivelate la parte più soddisfacente rispetto a quelle che erano le mie aspettative sulle letture a tema Halloween di questo mese. Andiamo in ordine, allora, un paio di giorni fa mi pare mi sono detto ok, parto da The Autumnal, di cui gli avevo parlato quando gli avevo fatto un po' la panoramica su quelle graphic novel. Sono partita dicendo ok, mi leggo il primo libro di questa serie perché è una serie di 8 volumetti, ma veramente veramente brevi perché sono di una trentina di pagine ognuno, e poi alla fine non ho letto solo il primo, ma perché onestamente il primo non è che dicesse molto, quindi non ero sazia, quindi sono andata avanti. Insomma, morale della favola, mi sono letta tutti gli 8 volumi e quindi in una mattina, ma forse un paio d'ore contando anche delle pause e mezzo, me le sono fatti fuori tutti. Sono 8 volumi di 30 pagine, quindi capite che non è che ci si metta molto. Li ho letti tutti digitali, quindi nel caso qualcuno fosse interessato, sono disponibili tutti digitalmente. Io li ho presi sullo store digitale di Amazon. C'è anche una versione cartacea e c'è sicuramente cartacea la versione omnibus con dentro tutti i volumi, però non ho capito se ci sia o meno anche la versione volume per volume, però onestamente credo che come sempre sia più conveniente prendere la storia tutta insieme. Confermo che effettivamente i primi 2 o 3 non danno molto e forse ha più senso leggerli tutti uno di seguito all'altro, anzi tutta insieme proprio. Di fatto mi risulta, cioè, sulla sua Goodreads ci sono i volumetti uno per uno e quindi io ho dato il punteggio uno per uno. Mi risulta però difficile dare ai primissimi volumi più di 3 stelline, ma perché appunto sono quelli in cui si crea un po' l'atmosfera e in cui non si dice molto, mentre diciamo dal 4 in poi fino all'8, ecco lì le cose cambiano perché cominciano a dare molte più informazioni. A un certo punto ho subodorato dove stesse andando a parare, però nel complesso è andato molto bene, andando avanti si fa anche un po' più creepy. Ho detto che ho saputo di questa graphic novel da un video di Prismatic 310 e lei parlava tanto della palette che fa tanto autunno, effettivamente è vero, ma anche perché questa natura così preponderante, quindi le foglie, gli alberi, la foresta hanno poi effettivamente un ruolo molto importante all'interno della vicenda. Ed è bello che sia stato sottolineato con questa palette piena di arancioni, rossi, un po' di viola se non sbaglio ogni tanto. Comunque è una serie molto bella, mai sentita, non credo che ci sia in italiano. Invece l'altro che ho letto è lo standalone, cioè Double Walker, che ha una palette e un vibe molto molto diverso. Questo è tutto grigi, verdi, marroncini. Questo mi ha messo veramente tanta ansia, sia per i colori, sia perché ha un disegno completamente diverso rispetto all'altro. Onestamente non vi so descrivere il disegno, non ci provo neanche perché non ce la farei, e ha proprio dei vibe molto diversi, è molto più cupo, molto più ansiogeno e affonda le radici nella mitologia scozzese e delle Highlands, in particolare alla mitologia che riguarda il piccolo popolo e la figura del Changeling. Mi fa veramente una tristezza infinita se ci penso a questi due tutti contenti che se ne vanno, partono per il viaggio affiatatissimi e poi alla fine che fanno. Questo è veramente molto 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 cupo, molto molto dark, però anche molto bello, era ecco quello che mi aspettavo di leggere in questo mese. Stavo per tirare un po' le somme ma mi sono ricordata che c'era ancora questo di cui parlare, allora non l'ho finito effettivamente, però non mi manca molto, considerando che scorre molto molto in fretta, quindi non so, ho una mezza idea, adesso non è ancora proprio mezzanotte, andrò sicuramente un pochino avanti ma non lo finirò entro stasera. Diciamo che avendolo letto per la maggior parte a ottobre,
siccome poi lo finirò nei primi mesi del mese di novembre e farò il wrap up sicuramente dopo averlo finito, penso che lo farò rientrare comunque nelle letture di ottobre, non lo so, comunque è stata anche questa una lettura super a tema, va un po' avanti come vi ho detto, adesso sta parlando più in particolare di Halloween, quindi come si sono tradotte alcune usanze che non tipiche di Samhain, però un po' trasposte, non sono proprio uguali, e di alcune tradizioni più di Halloween che di Samhain. Mi sta piacendo comunque, lo trovo molto molto scorrevole, lo sto leggendo la sera e ecco, in questo caso è più difficile parlarne ed esprimersi perché al di là del dirvi di che cosa parli e se mi stia piacendo o meno, non è un libro di fiction, è comunque molto, molto informativo. E quindi adesso possiamo effettivamente tirare le somme. Inizio non proprio brillante con questo vlog, un inizio un po' strascicato, molto lento e molto deluso, in particolare con, il primo che avevo letto era The Ghost Lies of Forest Field, che ok, tutto a posto, ma 7 storie gotiche veramente mi ha ammazzato l'inizio di questo vlog, però poi ci siamo lentamente ripresi. Dopo aver letto 7 storie gotiche, onestamente ero quasi andata in slump e pensavo che non avrei concluso moltissimo con questo vlog, invece beh, è vero che ho concluso con delle graphic novel quindi più veloci, però alla fine ci siamo ripresi. Non è andato proprio come pensavo questo vlog, però alla fine l'abbiamo portato a casa. Tanto disagio come sempre, insomma, però se siete arrivati fino alla fine di questo video vi ringrazio, fatemi sapere, siccome questo vlog ormai uscirà all'inizio di novembre, a questo punto avrete finito le vostre letture di ottobre ed eventualmente le letture a tema che avrete voluto fare, fatemi sapere se avete letto qualcosa a tema nel mese di ottobre, se avete letto qualcuno di questi libri, se c'è qualcosa che non conoscevate che vi ha intrigato, e in generale per qualsiasi cosa vi aspetto sotto nei commenti. Se siete arrivati fin qui, grazie della pazienza, vi mando un grosso bacione, vi aspetto al prossimo video e al prossimo vlog. Ciao ciao!